L'Egitto. Il fascino di questa terra e della straordinaria civiltà che qui fiorì migliaia di anni fa colpisce in modo prepotente l'immaginario di tutte le genti del mondo. Gli inestimabili tesori artistici ed archeologici presenti sul suo territorio testimoniano la grandezza di un popolo che ha segnato uno dei periodi più splendidi dell'epopea umana. Luxor, Menfi, Abu Simbel sono alcuni dei siti che ci tramandano una potente eco di questa magnificenza, ma ancora di più lo trasmette la piana di Giza, un luogo di stupore e di mistero dove l'assoluto ha preso forma. Le piramidi si ergono davanti a noi maestose come la nobiltà del pensiero che le ha concepite. La loro vista non ha eguali. Spiccano nel panorama circostante per la purezza delle forme e la grandiosità dell'insieme. In esse sono racchiuse l'armonia, l'intelligenza, la sapienza costruttiva, ma soprattutto l'amore e la dedizione di un popolo verso i più alti ideali. Un amore che è riuscito a vincere le sfide più ardue che la stessa costruzione proponeva, in omaggio ad un'eterna aspirazione umana, l'immortalità. Dalla forma delle piramidi, questo ideale ci giunge nella sua essenza più pura, codificato nella precisione matematica delle geometrie e degli allineamenti. Essere riusciti a realizzare quest'opera, in omaggio ad aspirazioni così elevate, conferisce ai costruttori la potenza di autentici giganti dell'intelletto. Chi erano questi uomini? Con quali strumenti sono riusciti a realizzare un progetto di tale portata nelle condizioni tecnologiche ed ambientali nelle quali si trovavano? Si tratta di un'esperienza particolarmente utile da rivivere al giorno d'oggi, nel pieno di un'epoca caratterizzata da divisioni, contrasti e decadenza di valori. Mentre le piramidi sono e saranno sempre lì, a dimostrarci che su questa terra è esistita la vera armonia e la vera coesione fra gli esseri umani. Un'armonia e una coesione che hanno prodotto risultati in grado di testimoniare di cosa saremmo capaci se solo questi valori tornassero nei nostri cuori.